Faccio che sono contento, nel senso. Sei stanco. Infatti dopo voglio farti ancora una domanda. Sì. Però sei tra i protagonisti di Viva la Danza, del programma di Roberto Bolle. Sì, sì, sì. Cioè, cominci ad essere una persona importante. Dici, quando ti invita Roberto Bolle, in effetti cominci ad essere un po' importante. Signore, applauso. Applauso adesso. Sì, sì, grazie, grazie mille, grazie mille, grazie mille. No, allora devo dire che quando mi ha invitato Roberto Bolle ero contento, anche perché ho scoperto proprio a Viva le Due, perché lì ho cominciato a ballare per colpa sempre di Rosario, che mi ha sfidato a ballare. E mi piace, però non mi ha fatto ballare. Non ti ha fatto ballare Bolle? No, no, no. È rimasto solo un sogno, poi capirete perché. Però, insomma, tu da Bolle non balli? Tu da Bolle non balli? Da Bolle non ballo, sono stato l'unico che non ha ballato, te lo giuro, Roberto, però c'è una sorpresa, perché vabbè, lo vedrete. Quindi, domani sera, giusto? È domani sera? È domani sera, sì. È domani sera su Rai 1, prima serata. Domani sera, prima serata. Niente plié, niente je ne messo via in No, però c'è una sorpresa, io dico c'è una sorpresa. Vedrete, guardatelo, perché c'è una sorpresa. Peccato, non sai Roberto che cosa ti perdi. Guarda quanto è bravo Biggio a ballare. Io voglio ballare con lui, poi con lui. Però sai che mi ha sollevato? Ah no, scusa. On that red light, ha bagnato Nicoletta Manni. Bolle. Roberto Bolle adesso. Non ti fermi più. A questo punto sei pronto per Ballando. Se Milly ti chiamasse, tu... È come concorrente, dici? Chi lo sa, chi lo sa. Andresti? Dici che potrei farcela? Beh. Perché io per ogni balletto facevo un mese di prova, Quindi, per farvi capire, non so se ce la posso fare. Però vediamo. Però cioè, abbiamo detto Actor Ogni sfida si accetta sempre volentieri. L'abbiamo buttata là? È scivolata via lentamente. Milly non rovinerebbe mai il suo programma invitandomi. Mica è scema. Milly si scherza, non ti preoccupare. Però non posso lasciarti andare via senza prima aver parlato del tuo talento di scrittore. Anche scrittore. Perché l'anno scorso tu sei venuto qua per parlare del tuo libro, sì, che si intitolava L'incredibile storia della bambina nata come un fiore. Sì. Il tuo prossimo libro si intitolerà... C'è un nuovo libro, lo sto scrivendo. Si chiama L'incredibile storia dell'omino nel naso. Che ci fa un omino nel naso? Non te la sto a raccontare perché diventa noioso. Sì, però crea curiosità, no, questo titolo. Altro che. Ti viene voglia di comprarlo, però chissà quando uscirà, non si sa. Veloce. Sì. Ti faccio raccontare qui brevemente, mettendo proprio in atto questa tua capacità artistica ormai di creare dal nulla qualunque cosa. C'è un tono sarcastico del tuo. No. No. Ti do degli elementi narrativi e tu creerai la tua favola. Sì, difficilissimo. Concentrati, via. Alle ore 5.30 del mattino. Alle ore 5.30 del mattino, come si chiama signora lei? La signora Anna e Mauro Casciano. Ma è già rovinata la storia, scusate. E Mauro Casciani, che erano felicemente sposati. Siamo andata così, mi dispiace. Lei nota il suo riportino per... No, perché stava mangiando, lui mangia sempre. Mangia sempre, Casciani. Stava mangiando il voltino primavera. Quando all'improvviso Alessia Marcuzzi arriva, era la cameriera Alessia Marcuzzi, arriva nel bar di Guerre. Ma l'avete scritto tutto voi praticamente. Arriva nel bar di Guerre Stellari dove incontra un mostro. Eccolo, come ti chiami? Michele. Scusa. No, scusa, perché è l'unico che aveva portato di mano. Michele, che tra l'altro è anche un bel ragazzo, sì, il mostro, che aveva lasciato l'auto in doppia fila, e però lì nel mondo di Stellari, quando lasciano l'auto in doppia fila, viene polverizzata da un cannone laser. Sarebbe un'idea, parlo con i vigili di Roma. Che c'entra il cactus? Io non c'entro niente. Vedi ragazzi, ma qui non queste è che sono ci vuole... curve narrative delle fiabe, sì. È una fiaba. Ma nel bar c'era un cactus e la signora Anna si punge. Non mi sembra niente di... Quindi Mauro Casciari, che se ne frega perché stava mangiando il suo involtino primavera,
sta ancora mangiando di là. Però a un certo punto diventa... è la storia più brutta. Ma ti rendi conto che così nessuno comprerà il mio prossimo libro, per colpa vostra. Vabbè, arriva un lupo che, ululando, non era un lupo, era un esattore delle tasse travestito da lupo, che va dal mostro, sempre scusami però, e gli porta la catena. Il mostro si trasforma in un principe azzurro, che vedi che adesso è giusto. No, vabbè ragazzi, però così non si può. In un principe azzurro... Luigi Azzurro, che in realtà si toglie la maschera, e era Malgioglio che canta gelato al cioccolato. Ah. Sul red carpet. Tutto questo era un sogno. Mi sveglio, ero sul red carpet addormentato. Il 3 maggio è da fine. Con Carlo Conte, Alessia Marcucci, Marco Cattuso. Arriva. Ballo, domani sera non lo so. Ciao, grazie. Ciao, di là, adesso di là.